Amici Tecnoandroid, benvenuti. Oggi vi farò vedere il funzionamento e le impostazioni del lettore di impronte digitali del nostro Samsung Galaxy S5. Allora, per impostare le impronte digitali è sufficiente andare in impostazioni, scorrere fino a trovare la voce impronte digitali, tappare su di essa e selezionare gestione impronte se già avete registrato, altrimenti ci sarà registra una nuova impronta. Ok, c'è richiesta l'impronta perché in questo caso già è stata registrata. Ok, come potete ben vedere è possibile registrare un massimo di 3 impronte digitali, quindi non potete registrare più di 3 impronte. Ok, andiamo per esempio a modificare l'impronta digitale numero 3. Ok, facciamo scollega. Andiamo ad eliminare l'impronta digitale 3 e andiamo ad aggiungere una nuova impronta digitale. Allora, è sufficiente passare il dito in questo modo. Basta farlo scorrere dallo schermo fino in basso. A differenza di quello dell'iPhone, c'è bisogno di scorrere invece che tenere il dito sopra al lettore di impronte. Ok, l'impronta è stata registrata, vi faccio vedere il funzionamento. Ok, siamo nella schermata di sblocco, è sufficiente passare il dito in questo modo per far sì che il dispositivo riconosca e impronta digitale venga sbloccato. Logicamente si può sbloccare con le tre dita che abbiamo impostato in precedenza. Per oggi è tutto, continuateci a seguire su www.tecnandroid.it.